Ciao ragazzi, sono Alex e sono tornato con questo mio nuovo video. Oggi siamo qua con il sesto episodio della serie Interviste JTF. Oggi sono qua con Price. Ciao raga. E avete scelto Price e Razor, però comunque per motivi di convenienza, per quanto riguarda la qualità audio e comunque anche per ritrovarci insieme, ho deciso di portarvi solamente Price, che comunque risponderà a nome di tutti e due. Spero che non vi dispiace, ecco. Comunque, se Price c'è, io inizierei subito con le Ok, domande. vai, ci sono. Allora, la prima domanda chiede: perché avete deciso di entrare nel clan? Eravate sicuri delle vostre potenzialità? Allora, parto dal fatto che io prima di entrare nel clan, sinceramente non credevo di avere le potenzialità. Ecco, più che altro ero convinto che dopo che avrei finito la scuola superiore, cioè l'anno scorso, non avrei continuato la mia esperienza con YouTube, ecco, anche come giocatore di Call of Duty. Ma grazie a tutti gli eventi che sono successi, anche grazie all'università che ho scelto, ecco, tutto ciò mi ha permesso di continuare la mia passione di YouTube e anche di giocatore. Ecco, una volta che sono entrato nel clan sono cambiato tantissimo, ecco, siccome è uno dei clan più importanti d'Italia e quindi le responsabilità sono tante, perciò anche grazie all'aiuto dei miei compagni sono riuscito a fare sia gameplay e allo stesso tempo stare alle richieste di gameplay che mi faceva Zodiac. Per quanto riguarda Razor, ecco, non c'è nulla da dire, ecco, lui le potenzialità ce l'aveva ancora prima di entrare nel clan, ecco, ancora prima appunto di avere le richieste da parte di Zodiac di entrare nel clan, lui c'aveva una quad Moab, una triple, tantissime triple Moab, tantissime Moab con vari cecchini e con vari fucili a pompa, quindi ecco, le potenzialità sicuramente a livello di gameplay lui ce l'aveva. Per quanto riguarda me invece, ecco, ero un po', diciamo, un po' più scarsetto di Razor, però pensavo ovviamente di non poter continuare la mia esperienza di YouTube proprio perché stavo finendo la scuola e quindi avrei scelto la mia via universitaria, ma ecco, a causa di tutti, anzi a causa, grazie agli eventi che sono successi, ecco, il tutto si è reso possibile. Ok, aveva chiesto anche perché avete deciso di entrare nel clan. Beh, abbiamo deciso di entrare nel clan perché ci sembrava un clan veramente molto forte, in effetti è uno appunto dei clan più forti d'Italia, l'ho detto prima. E poi ovviamente ci sono davvero tantissimi membri con cui andiamo d'accordo, inoltre conoscevo Zodiac e Aimbot anche prima di entrare nel clan, quindi mi sembrava giusto entrare nel clan perché erano delle persone veramente molto corrette, mi trovavo bene ancora prima appunto di entrare nel clan e fare, diciamo, per così dire, una famiglia sulla console Ok, di Xbox. perfetto. La seconda domanda chiede: come mai avete condiviso il canale insieme? Beh, io aprii passato remoto il canale lontano 1966. No, scherzo. Ho aperto il canale che ho tuttora un mese prima dell'uscita di Black Ops 2, quindi devo dire che non è stata una scelta tanto azzeccata, proprio perché ho iniziato a far video alla veneranda età di 18 anni, quindi siccome frequentavo il quinto superiore non potevo dedicare molto tempo a giocare e a far video, così ho per così dire assunto Razor che mi ha dato una mano sia a livello di gameplay e sia a livello di YouTube e poi ovviamente siamo arrivati ai livelli raggiunti quest'oggi. Quindi diciamo che l'hanno aperto insieme perché Price voleva aprire il canale e non poteva fare tanti gameplay per continuare a sostenere il Sì, canale ecco, in e ha deciso effetti di schiavizzare Razor. no, più che altro mi serviva un aiutante perché ho aperto il canale un po' troppo tardi, quindi nel periodo in cui dovevo fare gli esami di quinto superiore mi serviva ovviamente uno che mi desse il supporto sia a livello di gameplay ovviamente sia a livello di YouTube. Ok, perfetto. La quarta domanda chiede: perché ti chiami Price? E poi al massimo, se lo sai, perché Razor si chiama Razor, appunto. Beh, mi chiamo Price perché una sera ho letto sul cartellone della Champions League Price adesso, quindi il giorno prima appunto di creare il mio gamer tag su Xbox 360, ti sto parlando di circa 2 anni fa, quindi ho letto durante una partita di Champions League Priceless, che sarebbe, non so, una sponsorizzazione della Mastercard, non lo so, una partner. E quindi mi sono chiamato Priceless, poi ovviamente ho cambiato le lettere perché Priceless era già usato. Quindi con il tempo ovviamente mi è rimasto sempre questa abbreviazione di Price. Ovviamente quando ho cambiato nome ho dovuto mettere
JDF prima del nome, ho messo JDF Bryce, quindi non ho lasciato Bryceless perché sembrava una cosa troppo lunga e troppo strana, quindi ho dovuto lasciare Bryce. Ok, Razor invece... non lo so, Razor si chiama Razor perché è un rasoio, no? Non lo so. La traduzione okay. In inglese è rasoio, quindi non so che cosa gli è venuto in mente quando ha scelto quel gamer. Perfetto, questa non la sapevo, me la segno subito. Allora, la quinta e ultima domanda chiede: perché hai scelto la tua console? Per chi non lo sapesse, mi pare che Price sia su Xbox. Allora, ho scelto la mia console perché i miei amici l'avevano scelta, quindi non volevo rimanere da solo su PS3, quindi siccome l'ho comprato circa 3 anni fa l'Xbox, proprio 3 anni fa non giocavo ancora sull'Xbox Live, quindi avevo l'Xbox modificata, non so se si può dire, può darsi che mi banneranno l'account, però poi ovviamente l'ho ricomprata originale. Però devo dire che avevo comprato appunto l'Xbox per giocare con i miei amici, per scambiarci i giochi masterizzati, quindi non avevo assolutamente idea di iniziare a giocare Call of Duty. Pensa che io appena ho comprato l'Xbox 360 modificata non ho proprio scaricato Call of Duty. Call of Duty l'ho dovuto ricomprare un anno dopo aver comprato l'Xbox perché mi aveva convinto un mio amico, io non lo volevo comprare Call of Duty. E quindi avevo scaricato tutti i tipi di giochi come Stranglehold oppure Slaved, che sono tutti i tipi di giochi di tipo avventura, come God of War, non so se lo sapete voi di PS3. E quindi sì, non mi piaceva moltissimo il genere sparatutto. Ecco, dopo che ho comprato il primo Call of Duty, dopo che mi ero ricomprato l'Xbox, però questa volta era originale, ho scelto come primo titolo Call of Duty MV3. Quindi da lì è partito tutto, ho iniziato ad appassionarmi sempre di più il multiplayer di MV3. E quindi ho conosciuto tantissimi amici che ho che conosco tuttora su Live, come ad esempio Razor. E quindi è iniziato tutto da questa scelta. Ok, sì, anch'io giocavo prima di Call of Duty, ad esempio a God of War, pure io sulla PlayStation 2, dove non c'era l'online, quindi i giochi che andavano di più erano quelli di avventura, appunto, oppure anche a Resident Evil, per chi mi segue già lo sapeva. Comunque, qua le domande sono finite, io ringrazio tantissimo Price per essere stato qua con me. Vi ricordo che se volete sentire qualcuno del clan in specifico, in particolare, di scrivermelo qua sotto nei commenti, di aggiungere anche magari una domanda da fargli. E niente, io se Price ha qualcosa da dire, se no saluto. No, per me va tutto bene. Ok, allora niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti. Ciao.